E questo è il progetto di realizzazione della Via del Mare, un asse che partendo dalla Piazza Venezia congiungesse il centro della città con appunto il mare, come vi facevo vedere prima, riallacciandosi alla Via Ostiense. Questa fetta qui è tutto quello che viene distrutto per la realizzazione della Via del Mare. Piazza Montanara, eccola qua, di cui si sono perse le tracce, è rimasto il nome della via, Via Montanara, che praticamente è quella al lato del Teatro Marcello. Queste sono delle foto degli sventramenti, eccolo qua. Questa è una immagine di Santa Maria In Vincis, che è una chiesa che si trovava di fronte al Teatro Marcello e che viene completamente rasa al suolo. La realizzazione della Via del Mare porta sia ad abbattimenti che anche a spostamenti, isolamenti di alcuni edifici. Questa qui è la chiesa di San Nicola in Carcere, che viene risparmiata dal piccone demolitore, ma che viene completamente isolata, e con l'isolamento di questa chiesa si andrà a scoprire tutti i livelli sottostanti fino ad arrivare appunto al livello repubblicano del IV secolo a.C. La chiesa di San Nicola in Carcere viene costruita fu costruita in epoca medievale all'interno di un tempio dedicato a Giano del II secolo a.C. Questa è un'immagine degli sventramenti con il monastero di Tor de' Specchi, in parte demolito e la facciata ricostruita in maniera indietreggiata. Questa è l'inaugurazione.